Giorgio, vuoi rilasciare due battute? Al volo? Siamo in diretta. Sgarbi, come aveva annunciato in diretta TV, è venuto a cena in un ristorante di Carrera ed è venuto a Fano. È stato svelato poco fa. Ecco, come Ristori Italia siete contrari, spiegavate a questa decisione, a questa modalità di protestare. Possono fare così, che uno si chiude dentro e poi può rimanere dentro tranquillamente a mangiare pagando una multa di 280 euro, che poi quando alla fine sta chiuso magari 30 giorni, ma il locale era già chiuso, però dà fastidio a tutti noi che siamo ristoratori, che siamo lì alle 17.59 chiudiamo. Invece qui si può stare tranquillamente perché questi staranno fino a mezzanotte e mezza a fare i loro porti. Non è il sistema, non possiamo perdurare così, dobbiamo cambiare questi atteggiamenti e far capire che nel settore abbiamo delle regole e in linea con quelli che sono i DPCM dello Stato, altrimenti noi come rappresentanza di associazione abbiamo centinaia e centinaia di attività dietro, dobbiamo anche capire se qui effettivamente è il paese di balocchi oppure le cose vengono ben calmierate. Lanciate un appello in questo caso alle istituzioni, alle forze dell'ordine? Ma è chiaro che anche noi siamo contenti di poter tenere aperto fino alle 22 o alle 23, però se le leggi valgono devono valere per tutti. Non è il paese in cui ognuno fa quello che gli pare, perché allora se ognuno può fare quello che gli pare anche noi apriremo, poi ne pagheremo le conseguenze. Però, tranquillamente questi ancora non li fanno più. Quindi state anche dalla parte di quanto ha affermato il sindaco di Casera Matteo Ricci? Beh, non è che siamo dalla parte di... Quando si parla di legalità, no? Sì, il rispetto delle regole. Per quello che riguarda la legalità, poi chiaramente anche noi non siamo d'accordo nelle chiusure alle 18 perché non hanno un senso, no? Perché se diamo da mangiare alla mezza o diamo da mangiare... Giorgio, c'è una crisi economica spaventosa. Ecco, mettiamoci rivolti verso di qua, così riusciamo a vedere anche il ristorante nuovo di Carriera, appunto qua in via San Francesco, nel centro storico di Fano. Vediamo i carabinieri, le forze dell'ordine che hanno parlato poco fa con il ristoratore. Ricordiamo che la cena che aveva organizzato nel suo ristorante la settimana scorsa con 90 commensali, poi il prefetto ha deciso di chiudere per 15 giorni per togliergli la licenza. Oggi però prosegue questa protesta, giustamente chi rispetta le regole non ci sta. No, non ci stiamo, anche se siamo per un'apertura fino a un orario che per noi sia chiaramente un orario che ci permetta di lavorare, che ci permette di sopravvivere, perché chiudendo le 18 noi non possiamo sopravvivere. Tra l'altro avete fatto una protesta anche ieri, no? La sintesi in qualche maniera è questa: se noi dobbiamo poter far capire attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni e chi ha le competenze per allargare l'orario e non avere una debacle economica, noi siamo persone serie, rispettiamo le forze dell'ordine, rispettiamo le istituzioni. Se invece il motivo per poter arrivare adesso in auge televisivamente a livello nazionale e parlare con chi conta e fare queste butarde, dobbiamo capire noi se siamo noi degli emeriti cretini oppure non riusciamo a stare in piedi. Le regole uguali per tutti. Sì, anche se adesso sono le 22, abbiamo chiuso i nostri locali, eravamo di passaggio e stiamo andando a casa, però abbiamo saputo questo, abbiamo allargato un po' il giro per camminare, venire a vedere quello che succede, quello che succede non ci piace, perché a quest'ora dovrebbe essere chiuso, dato che sono arrivate anche le forze del mondo. Visto che ci siamo, vi chiedo anche come è andata questa giornata di lavoro, se già questo nuovo DPCM ha avuto degli effetti negativi sulle prenotazioni. 30% di incassi, media dei nostri 300 iscritti, 30% di incassi. Quindi un mese così siamo assolutamente, anzi approfitto io per dire che se entro il 16 novembre il ministro Gualtieri, il presidente Conte l'ha ribadito due volte, arriverebbero i soldi di quello che è il decreto di ristori. Se non arrivano i soldi e vengono postergati al 16 dicembre, il guaio è enorme e non sappiamo quanti riusciranno a non portare i libri contabili in tribunale. Io vi ringrazio per questa vostra testimonianza, poi sicuramente nei prossimi giorni voi potete fare, noi no, dobbiamo andare, c'è un lockdown, noi rispettiamo le regole e andiamo a casa. Grazie. Ecco, adesso avviciniamoci, guardiamo quello che sta succedendo all'interno del locale, vediamo che ci sono anche qui diversi commensali e le forze dell'ordine che stanno presidiando comunque il ristorante, ci sono i camerieri, ci sono diverse persone che stanno bevendo, mangiando, altre in piedi. E quindi attendiamo.
Il comandante della compagnia Carabinieri di Fano mi ha confermato che rimarranno qua a presidiare, insomma, quanto sta accadendo. Giustamente anche noi adesso ci fermiamo un attimo per compilare queste autocertificazioni, perché sono passate le 22 e quindi è scattato il coprifuoco in tutta Italia. Mentre vi facciamo vedere ancora queste immagini, noi iniziamo a compilare i fogli. Sì. Arrivando anche gli agenti della polizia locale in supporto dei carabinieri, ancora dentro vedete che mangiano tranquillamente. A me piace mentre vediamo qualche fanese all'interno. Forse riusciamo a vedere quante persone ci sono all'interno del locale. Anche una troupe televisiva che sta riprendendo ma Vittorio Sgarbi, lo spirito d'arte che ha appoggiato appunto la protesta di Umberto Carriera. Yeah.
puoi girarlo. Scusi, no, abbiamo già fatto presente, questa è proprietà privata, per favore. Spostiamo un attimo perché lasciamo spazio anche alle forze dell'ordine, dunque così come aveva annunciato Vittorio Sgarbi in diretta TV su Rete 4 a Fuori dal Coro, che sarebbe venuto nella provincia di Pesaro Urbino per andare in un ristorante di Umberto Carriera, per questo ristoratore che sta cercando di protestare in ogni modo contro il nuovo DPCM, contro le regole restrittive, ecco, è venuto, però è stato annunciato in diretta Facebook il posto, non è andato a Pesaro né tantomeno a Monbaroccio, ma è voluto venire qui nel centro storico di Fano. In questo momento sono tutti all'interno del nuovo locale di Carriera, stanno cenando, come avete visto dalle immagini, sono arrivati i carabinieri sul posto, adesso anche la polizia locale, vedete qua le pattuglie, i lampeggianti, e come ci diceva papà, il comandante della compagnia dei carabinieri, verranno presi i giusti provvedimenti, però ancora sono all'interno, quindi stanno attendendo di fuori da questo locale. È uscito per qualche istante Carriera per sicuramente insomma raccontare, dire le cose anche alle forze dell'ordine, gli hanno fatto delle domande in disparte, non siamo riusciti a capire bene, anche perché stavamo intervistando i rappresentanti di Ristori Italia, giustamente arrabbiati per quanto sta accadendo, non so se siete riusciti a sentire la loro testimonianza, sostanzialmente dicevano noi siamo obbligati a chiudere, abbiamo calato tantissimi fatturati, però rispettiamo le regole e queste regole devono essere rispettate di conseguenza da tutti quanti. Adesso vi mostriamo ancora queste pattuglie delle forze dell'ordine che stanno qui in via San Francesco, in città,
Vediamo, forse sta succedendo qualcosa, avviciniamoci, vediamo se esce qualcuno. Vediamo questo cancello, al di là c'è un piccolo ingresso, un corridoio e poi la porta d'ingresso. Ecco, l'hanno riaperto in questo istante, forse esce qualcuno, ci spostiamo, lasciamo anche lo spazio giustamente alle forze dell'ordine che stanno lavorando per garantire comunque la massima sicurezza. Io devo fare una battuta. Eccolo. Sta uscendo il critico d'arte. Vittorio, buonasera. Quindi ha mantenuto la promessa? Beh, non era una promessa, era un incontro di sostegno democratico, nel senso che credo che sia difficile accettare l'idea che un virus, da cui dobbiamo essere tutti riparati, si diffonde alle 20 e non alle 18. E allora, se non c'è ragione, e se non si diffonde per esempio a San Marino dove sto andando, c'è evidentemente un'incongruenza di cui i cittadini non devono essere vittime. Io per quello che mi riguarda faccio il politico, quindi sono venuto a testimoniare democraticamente che questa azione è un'azione da Stato di polizia, infatti c'è un sacco di polizia, e che la libertà delle persone non può essere condizionata da un malinteso pregiudizio della salute. Cioè, credo che dal punto di vista della storia che abbiamo vissuto, Gramsci, Gobetti, il mondo, diciamo, che ci ha portato all'attuale situazione di democrazia, si possa dire che noi possiamo sacrificare la salute per la libertà, ma non la libertà per la salute. E quindi che da questo punto di vista l'idea che qualcuno ci imponga di non avere libertà elementari sulla base di presunzioni anche molto, diciamo, nobili, perché non credo che l'abbiano fatto in malafede, non sono pronto. Credo però che abbiano sbagliato profondamente nel ritenere che il virus si misura come non pericoloso dalle 5 del mattino alle 18 e diventa pericoloso dalle 18 alle 5. Ed è per questo che è nato poi il botta risposta con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Sì, una persona simpatica, però credo che Matteo Ricci come futuro abbia quello di aprire un ristorante, invece carriera di diventare deputato. Carriera fa politica e difende i diritti delle persone, e il sindaco invece difende i diritti di una azione fortemente lesiva della libertà delle persone. Posso chiederle però come mai non tiene la mascherina, non la indossa? Perché sono all'aria aperta, come per scrivere il DPCM, all'aria aperta a distanza di un metro, e dal momento che vengo da un ristorante dove chiunque mangia senza, anche se il ristorante ha fatto un pranzo privato per me, è altra cosa paradossale. Beh, cioè, stai a tavola due ore senza mascherina, ti alzi e te la metti, tutte cose che non si possono credere, come dire. Il pranzo era buono? La cena era buona? Beh, sto andando in realtà, questo era un aperitivo perché vado a cena dove posso mangiare, a San Marino. Io non ho mangiato, ho fatto una riunione politica e mi hanno portato delle cose di consumo rapido. Certo. Quindi auguri per la carriera di carriera e auguri. Continuerà a sostenerlo? Sì, perché è una persona civile, e auguri anche per il ristorante di Matteo Ricci. Grazie. Sta raggiungendo Corso Matteotti, Vittorio Sgarbi in questo momento, ha detto che ha fatto un aperitivo e si sposterà invece in un locale di San Marino. Continuiamo a seguirlo per qualche istante. Ti prego, calma e sangue freddo. No, perché no, è da prima che mi fa tipo me lo dovuto oggi, grazie della gentilezza. Grazie. La macchina non l'avete vista? Grazie.
quale macchina siete voi? Ma dov'è l'autista? Aspetta, Nico. Allora, venite avanti qui. Seguiteci allora. No, venite voi qua. No, no, dobbiamo andare là, qui non passo più. Eccolo. Anche voi ci dovete nominare. Sono uscito adesso da carriera e sto venendo da voi. Quindi sarò lì per il ritorno. Va bene? Va bene, arrivo. Cosa sta per vedere che cosa sta succedendo? Sgarbi è partito, quindi è andato alla volta di San Marino, ha detto che questo è stato un semplice aperitivo, adesso andrà a cenare, ritorniamo là perché si stavano muovendo anche le forze dell'ordine, per cui dobbiamo cercare di capire se è uscito il ristorante della carriera per parlare appunto con le forze dell'ordine. Quindi ritorniamo qui via San Francesco e ci dirigiamo verso il locale. Andiamo. Avete visto Sgarbi si è anche affacciato verso le città di San Francesco dove ci sono le tombe malacristiane, logicamente un critico d'arte non poteva non rimanere affascinato da questi nostri monumenti. Vediamo qualche macchina che parte, sicuramente qualcuno dei commensali che va via. Ci riposizioniamo di fronte all'ingresso del ristorante. Ecco, vedete le forze dell'ordine che stanno identificando, girati, stanno identificando i commensali, facciamo vedere. Il comandante papale, il comandante della stazione di Lipano, anche Barrasso, insomma, stanno cercando di verificare le persone che hanno preso parte a questa cena. Andiamo a vedere di cosa succede dall'altra parte. Anche qua arriviamo alla polizia locale. Sempre fermo qui, ancora là davanti, c'è qualcuno dentro, ci facciamo un attimo. Sì. C'è ancora qualcuno all'interno. Buongiorno. Ancora telefonando. Basta, finito. Mi sa che ti chiamavano. Eh?
Dov'è il villo? Ecco, è uscito Carrera in questo momento, quindi le forze dell'ordine stanno entrando, ci hanno chiesto di aspettare giustamente qua, anche perché hanno bisogno di effettuare i dovuti controlli. Se non ho capito male, ha detto giustamente mano a mano, quelli che escono verranno identificati, ecco, vedete, hanno anche in mano i fogli necessari, i documenti. Anche lo scalino è proprietà privata? Il primo scalino? Ok. Benissimo, il primo scalino ci dicono in proprietà privata, noi ci siamo saliti. Stanno chiudendo, poi è tutto finito. Benissimo, stanno chiudendo, ci sono queste tre persone, poi il personale all'interno con il ristoratore Carrera, quindi sono quasi usciti tutti. Ho dato anche il tesserino, voglio un biglietto di visita. Un avvocato questo. Io la macchina mi va. Mi sembra? Sì, là. Arrivederci. Ci vediamo qua. Grazie. Sì, molto. Va bene, questo siamo. Grazie. Grazie. Ciao, grazie, ciao. Allora, ci ha contattato il sindaco, sta arrivando perché insomma vuole dire la sua, vuole sicuramente dire di non sostenere insomma quanto sta succedendo, ma di rispettare la legalità, l'abbiamo sentito anche nei giorni scorsi e adesso lo attendiamo. Il primo cittadino montano, Massimo Seri, arriverà a minuti, dovrebbe essere già nel centro storico. Thank you.
Ecco, allora sono state spente le luci del locale, vanno riaccese. Pensavamo uscissero, qualche commensale è rimasto davanti la porta d'ingresso, probabilmente in attesa di un ok, forse da parte del titolare. Stanno cercando di capire le forze dell'ordine invece se questo ristorante avesse comunque tutti i permessi per tenere aperto. Quindi se l'inaugurazione comunque è stata effettuata, se hanno tutte le autorizzazioni e i permessi del caso per poter esercitare. Vi ricordiamo che ci troviamo in via San Francesco, nel centro storico di Fano, dove in questo ristorante di carriera è venuto a cenare Vittorio Sgarbi. Dopo averlo annunciato in diretta TV su Mediaset, è venuto appunto in provincia di Pesaro Urbino, oggi precisamente a Fano ha scelto questo ristorante in accordo con Carriera, che sta protestando contro le regole del governo. Sapete bene che bar e ristoranti alle 18 devono chiudere, alle 22 c'è il coprifuoco, eppure insomma le regole non sono state rispettate. Dopo la cena con 90 commensali a Pesaro, in cui è stato multato, è stato sanzionato, adesso la stessa scena si ripete anche nella città di Fano. Sta arrivando anche il sindaco Massimo Seri e stanno uscendo invece tutti quelli che erano all'interno, gli ultimi rimasti. Eccoli qua, vediamo che escono, piano piano verranno identificati dai carabinieri, dalla polizia locale, militari, agenti che stanno ritirando i documenti, quindi patente, carte d'identità e tutto quanto gli è necessario per l'identificazione. Vediamo questi due ragazzi che stanno uscendo, andiamo dietro invece persone più adulte. Anche una ragazza insieme al gruppo. È arrivato anche il sindaco di Fano Massimo Seri. Ecco, vediamo uscire un attimo le ultime persone che erano all'interno. Ah, non vedo Carriera, forse è rimasto. Ah, è l'ultimo ad uscire, eccolo dietro. Lo vedete con la mascherina rossa. Sta arrivando anche lui, cerchiamo di capire se ha voglia di parlare con noi, sta chiudendo il locale in questo momento. Vedete il cancello, le ultime persone che escono. Eccolo qua, andiamo a sentire che cosa ha da dichiarare Umberto Carriera. Però se l'ho data, dai. Andiamo da Carriera, vediamo, seguiamo un attimo. Arrivederci, buon lavoro. Ragazzi, io sono d'accordo. Ciao. Umberto non ha nulla da dichiarare, questa seconda cena, questa seconda protesta contro le misure, cena, terza però, cena contro queste misure restrittive del governo. Come le giudica e come mai questa sua perseveranza nel protestare? Ma non è perseveranza, se uno è convinto di quello che sta facendo, che di PCM sia assurdo e che il problema sociale ed economico è più importante, secondo me, di quello sanitario, va avanti con la sua protesta fondamentalmente. Avete visto, assolutamente pacifica, è stato un evento privato con il senatore Sgarbi. E io mi auguro che tutti i ristoratori facciano questo, perché dobbiamo lavorare e dobbiamo sopravvivere. Però di conseguenza dovrà anche subire delle sanzioni, delle multe, come è successo a Pesaro dopo la decisione del prefetto, anche la sospensione della licenza. Questo non le provoca poi anche un danno effettivamente d'immagine economico? Come la pensa? Guarda, abbiamo depositato ricorso, aspettiamo a giorni, anzi a ore, il risultato. Siamo assolutamente ottimisti da questo punto di vista. Ripeto, tutto va oltre la questione economica, secondo me. È una questione di principio. Io ho citato anche prima sui miei profili l'articolo 4 della Costituzione. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e deve mettere alla base del cittadino
tutto quello che può fare per farlo lavorare, insomma, il lavoro è dignità. Che cosa risponde invece a chi dice che sta cercando di farsi pubblicità e a chi invece sostiene che lei non stia rispettando le regole, come d'altra parte stanno facendo tanti altri ristoratori? Guarda, io non è vero che non sto rispettando le regole, perché non sto provando a scappare dalle mie tutture serali e non sto avendo persone a cena che pagano un menù, ma semplicemente sono miei ospiti e la mia è una dimostrazione pacifica. E quindi non sto fuggendo, sapevate benissimo quando avrei aperto la macelleria, quando avrei aperto Candelara, quando avrei aperto qui, era tutto pubblico, ecco, quindi non sto cercando di infrangere la legge, semplicemente sto dimostrando che abbiamo assolutamente necessità di lavorare. Ripeto, e mi auguro che i tanti imprenditori anche del nostro settore, anche locali, che mi hanno contattato e che vedrò nei prossimi giorni, che si aggreghino alla mia protesta. E su invece il fatto della pubblicità? Che sono un escamotage per andare poi sulle reti nazionali. Ma guardi, uno che ha dei ristoranti soltanto nella nostra provincia, la pubblicità nazionale serve a poco. Insomma, che aprirò gli altri ristoranti, quelli che mi rimangono, o quelli che a ruota riapriranno, ripeto, perché sono fermamente convinto di questo. Stasera cosa ha cucinato di buono? Cosa ha cucinato di buono? Guarda, non ho cucinato io, perché ha cucinato il mio chef, e francamente ero molto preso dalla serata, abbiamo fatto antipasto prima e secondo di carne, qualcosa di molto semplice anche da mangiare in maniera abbastanza veloce, visto il coprifuoco, visto le varie necessità, e questo. A quest'ora c'è il coprifuoco, come giustificherà questa sua uscita? Ma guarda, io ho dei ristoranti che possono fare ovviamente delivery e take away fino alle 22, poi c'è il tempo che occorre per pulire il ristorante e poi per tornare a casa. Ho dietro di me la certificazione, quindi se mi fermeranno sono pronto. Continuerà anche nei prossimi giorni a tenere aperti i suoi ristoranti e quindi... Continuerò nella mia manifestazione pacifica, che può essere una manifestazione in piazza piuttosto che l'apertura di un ristorante. Ripeto, la prima cosa che bisognerebbe escludere è la pubblicità. Se volevo pubblicità lo facevo una volta, andavo, come hanno detto molti, da Barbara D'Urso e poi finiva lì. Mentre invece io vado avanti, so benissimo che ho più da perdere che da guadagnare qui nella nostra provincia. Ripeto, sono fermamente convinto di quello che sto facendo. E così ha risposto anche al sindaco Ricci, giusto? Guarda, con Matteo faccio fatica ad utilizzare delle parole, fondamentalmente. Una persona che giudica un imprenditore, Matteo non ha mai lavorato in vita sua, il suo curriculum parla chiaro. È abituato a gestire soldi pubblici, da bilanci che preparano altre persone. Io sono abituato a gestire i miei soldi, a capire come pagare i miei affitti, i miei mutui, i miei dipendenti. Quindi faccio fatica a prendere lezioni da lui, francamente. Quando aprirà ufficialmente... i ristoranti, insomma, ha detto che vorrà continuare anche, no, con questo settore, quindi a spingere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se ci sarà modo di investire lo farò assolutamente. Anche se continuerà questo DPCM, queste chiusure? Sì, io credo in quello che è il mio lavoro, credo in quello che sono i miei progetti, credo nelle persone che mi seguono, nei miei dipendenti. E credo che andremo incontro a mesi molto, molto difficili dal punto di vista sociale ed economico, ma davvero molto difficili. Quindi se potrò aiutare delle persone lo farò. Al sindaco di Fano cosa ha detto? Il sindaco di Fano francamente non lo conosco, spero abbia buon senso, più buon senso rispetto a Matteo Ricci, spero sia un vero sindaco, che non stia lì a digitare, che magari telefoni, mandi una mail, chiedano appuntamenti. Gli hanno chiesto lei i documenti, ha dovuto consegnare materiale già qualcosa alle forze dell'ordine? No, mi hanno chiesto il documento, nient'altro. Niente di più per ora. Hanno identificato tutti i commensali? Credo proprio di sì. Grazie. A voi, buona serata. Allora adesso andiamo noi dal sindaco di Fano Massimo Ferri, se ancora la vi aspetta, per sentire anche le sue parole, quello che pensa, no? Abbiamo raccolto adesso le parole invece di Umberto Carriera, che ha detto continuerà in questa sua battaglia contro il governo, contro queste norme restrittive. Vediamo ancora che ci sono le forze dell'ordine, vediamo subito se c'è il sindaco Massimo Ferri. Eccolo qua, chiediamo di raggiungerci. Sindaco, buonasera. È venuto anche lei... ad accertarsi, insomma, di quanto stava accadendo. Carriera ha detto adesso spero che il sindaco capisca invece la sua protesta, magari anche a differenza del suo collega di Pesaro. No, io rispetto tutte le posizioni, ma questi comportamenti vanno condannati perché diventano un'offesa nei confronti di tutti coloro che lavorano seriamente, non dico che lui non lavori seriamente, però tutti coloro che rispettano le regole, le rispettano, chiudono alle 18, diventa un'offesa e un affronto perché le regole devono essere uguali per tutti. E non si può usare l'alibi di un parlamentare, anzi non è un bel esempio anche da chi deve rappresentare le istituzioni, capisco ci sono anche le azioni politiche contrarie, ma questi non sono i comportamenti. Nei confronti della gente che si sacrifica, lotta ogni giorno perché questa situazione mette in serio pericolo, in difficoltà tanti esercenti, tanti coloro che hanno l'attività di somministrazione.
io sono venuto giù apposta perché queste cose sono inaccettabili, il rispetto delle regole prima di tutto. Poi si può non essere d'accordo sui provvedimenti, si possono discutere, si possono contrastare, tant'è che i ristoratori hanno anche manifestato nelle varie forme, ma questi comportamenti sono intollerabili, neanche a Fano, per cui mi disturbano come persona, mi disturbano come sindaco e sono qua e esprimo anche la solidarietà di tutte quelle persone che rispettano le regole seriamente, con i quali mi sono sentito, in diversi mi hanno scritto, adesso qua ci sono le forze dell'ordine che fanno il loro dovere come lo fanno con chiunque altro, a prescindere da chi rappresenta, a maggior ragione, chi ha delle responsabilità deve tenere un comportamento responsabile. Ecco, sappiamo che da questa sera scatta tra l'altro il coprifuoco, quindi dobbiamo girare con un'autocertificazione, vediamo alle sue spalle anche la polizia locale, no? E quindi sta cercando di accertarsi di quanto sta accadendo e lo farà, immagino, anche in tutta la città di Fano, perché queste persone certo devono essere controllate, ma è un discorso anche un po' più ampio che deve essere fatto. Quindi... Sì, devo dire, la città è vuota, anche io vengo da casa perché ero per prima rispettare le regole, quindi si stanno comportando bene, ripeto, queste provocazioni, perché sono delle provocazioni, sono intollerabili e non sono accettabili, ripeto, nel rispetto anche delle posizioni, perché ci sono tanti che non condividono i DPCM, ma non sono questi i comportamenti da tenere, ripeto, nel rispetto di chi rispetta le regole e lo fa con sacrificio, perché è una categoria fortemente sacrificata, quindi ha tutte le ragioni di fare rimostranze, ma non attraverso questi comportamenti. Quindi non soltanto quelli del ristoratore, ma anche di Sgarbi, che è venuto questa sera. E ci saranno anche delle conseguenze, perché poi ci sono le regole e chi non rispetta le regole poi va incontro anche a sanzioni. Certo. Quindi vedremo anche nelle prossime ore gli sviluppi. Sindaco, grazie della sua testimonianza, grazie per aver riportato queste parole. Adesso vediamo che cosa continua a succedere da questa parte. Vediamo ancora le forze dell'ordine, i danti, i carabinieri, polizia locale che si stanno confrontando. Hanno detto chiaramente a Carriera che dovranno elevare un verbale. Lui ha detto: mi dispiace, io devo andare a casa. Infatti abbiamo visto che è partito, l'abbiamo raggiunto per intervistarlo, ma ancora carabinieri e polizia locale sono qua, pattuglie lungo via San Francesco. Evidentemente si stanno confrontando anche su come agire, quindi sul da farsi. Ormai il locale è chiuso, vedete, le luci sono spente, proprio di fronte a questa vetrata. C'era il tavolo rotondo, di fronte a quella vetrata lì c'era un bel tavolo rotondo dove stavano cenando Vittorio Sgarbi con altre persone, ma altri commensali cenavano in altri tavoli. Un aperitivo, in realtà, come ha raccontato il critico d'arte, che abbiamo visto andare via ormai mezz'oretta fa. Non c'è più nessuno, ormai anche la via, la strada si sta svuotando. Tutte le persone che hanno preso parte non ci sono più, ma sono state identificate, hanno detto. Ecco, le forze dell'ordine stanno andando via. E li ringraziamo anche noi perché sono stati davvero cortesi come sempre e gli auguriamo un buon lavoro. Eccoli quanti, il comandante papale è salito adesso ed è pronto a ripartire. Ciao Massimo. Ciao, grazie.
Di nuovo, grazie di nuovo. Però giustamente, come avete visto, anche a noi hanno richiesto l'autocertificazione, perché stiamo lavorando, però è giusto, come dire, anche certificare quello che stavamo facendo. Un'altra pattuglia che parte, quando mai diciamo qui non c'è più nessuno, è rimasto un attimo il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha espresso contrarietà per quello che è successo. Vediamo anche in questo caso la pattuglia che lascia il centro storico di Fano. Ormai qua è tutto tranquillo, vi vogliamo far vedere però il centro storico per chiudere, perché visto che è scattato questo coprifuoco, diceva il sindaco che la città è vuota, è deserta, quindi vogliamo lasciarvi anche questa immagine veramente d'impatto. Purtroppo torniamo a quanto è successo tanti mesi fa. Ecco, guardate, centro storico Corso Matteotti completamente vuoto. Vi auguriamo una buona serata, una buona notte, e grazie come sempre per aver seguito i nostri canali. Vi aggiorneremo anche nelle prossime ore su tutto quanto accadrà, quindi cercheremo di capire se poi verrà elevato, sì, sicuramente verrà elevato questo verbale a carriera, ma dobbiamo capire anche di che entità, se il prefetto Vittorio La Polla prenderà ulteriori provvedimenti. E dunque nelle prossime ore, anche nella giornata di domani, potete seguire tutti i dettagli nel nostro sito occhialanotizia.it. Buonanotte.